questi, buonasera e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Nuova puntata del Salotto del Calcio, una puntata che, come forse ha già letto chi ci segue anche sui social, sarà sicuramente scoppiettante, perché ci sono delle notizie sicuramente da commentare. Forse la Fiorentina temeva che in questo periodo non ci fossero abbastanza argomenti, visto che ancora nessuna squadra si è mossa sul mercato per acquisti, anche perché insomma ci sono di mezzo gli europei, e quindi ha deciso di fare questo momento di spettacolo, diciamo così. Spettacolo purtroppo non molto felice per i tifosi viola, visto anche il grande entusiasmo con cui era stato accolto Gattuso, che invece appunto proprio oggi ha annunciato, hanno annunciato di comune accordo con la Fiorentina che i contratti non sono stati depositati e quindi niente di fatto, la Fiorentina deve ripartire da gioco nuovo. Sicuramente insomma vedo delle facce un po' turbate in studio, ne parleremo insieme ai nostri opinionisti. Intanto do il ben ritrovato al nostro Marco Mordini. Buonasera. Già, forse è caldo. No, ci sono altre ragioni, non è caldo. Sono delle condizioni pietose. È vero, per quello che è successo oggi a Firenze sì, però dobbiamo anche dire, e ovviamente ne parleremo, c'è l'Italia che ci tiene sul morale, perché sta inanellando una serie di successi davvero degni di nota. A commentare Italia, Fiorentina e tutto quello che riguarda il calcio c'è anche Andrea Salvadori. Buonasera a tutti. Buonasera Andrea. Poi questa sera abbiamo un graditissimo ospite, torna a trovarci dopo un po' di tempo, mister Federico Guidi. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera, e poi al tuo fianco vedo schierato David Fabbri. Ciao, buonasera a tutti. Come sempre, per raccogliere quelli che saranno i vostri commenti via WhatsApp o via Facebook, di cui ora vi darà le coordinate, c'è il nostro Paolo Laura Lamia. Buonasera Alessia, buonasera agli ospiti e ai nostri telespettatori. Ricordo che per intervenire in trasmissione tramite SMS e WhatsApp al numero 342-1971-871 oppure via mail a ilsalottodelcalcio@toscanatv.it. Benissimo, allora come abbiamo detto in apertura, la notizia sicuramente principale di stasera è questo inatteso addio, davvero prematuro, a Firenze del mister Gattuso. Era arrivata la buona notizia per quanto riguardava il Viola Park, quindi eravamo tutti felici di quello che era accaduto, invece ci troviamo a commentare di nuovo un imprevisto che potrebbe avere anche conseguenze insomma importanti sul prossimo anno. Marco? Io sento, a me del Viola Park, ora dello stadio Viola Park, a me personalmente non mi interessa assolutamente niente, è una notizia che mi va in secondo e in terzo piano, a me mi preoccupa molto quello che è successo in questi giorni e quello che andremo ad affrontare. Io spero, qui commentiamo giorno per giorno, no? Pensavamo di aver finito con questa storia, invece siamo nuovamente da capo in una situazione, io penso, inverosimile. A parte i procuratori che ormai hanno in mano tutto, hanno in mano la situazione, ma a parte questo, a parte che noi siamo andati sul sito della FIGC, noi siamo al quinto posto come somme corrisposte a procuratori fino all'ultimo anno di Corvino e il primo anno di Pradè dopo Juve, Inter, Roma e Milan. Lo sappiamo che è così, no? Almeno secondo il mio parere, che hanno in mano tutta questa situazione. Quello che mi preoccupa è che ero talmente felice di avere Gattuso in viola perché pensavo che la strada cominciasse a uscire da questo buio completo che è venuto prima dagli ultimi anni della Valle e ora in questi due anni di Rocco Commisso, e pensavo anche che potesse poi arrivare un qualcuno, di sicuro sarebbe arrivato qualcuno. Quello che mi sembra strano è che ora una società di calcio può essere neofita quanto ti pare, ma voglio dire, se Gattuso è venuto e 20 giorni fa avrà detto a la società, alla presidenza, che cosa voleva per andare avanti la Fiorentina, perché uno esce dalla Coppa quasi Champions, poi Napoli sarebbe ritornato nelle coppe o un'altra squadra, si è visto dove va appunto, avrà detto voglio una squadra migliore,
E loro avranno risposto di sì. Lo sapevano che andare in mano a Mendes e a lui e a Gattuso la squadra si doveva rifare come minimo di 7-8 undicesimi all'interno della rosa, compreso la panchina. E ora ci meravigliamo se questi non si meravigliano di questa situazione. Io credo che siamo veramente alla follia pura, perché una Fiorentina da rinascere a ritornare, stanno parlando, io non so, Mazzarri, Italiano, con tutto il rispetto, ma Ranieri, forse Garcia, ma non lo so se vede a lui, cioè Fonseca è libero un'altra volta, sì, Fonseca. Ma non lo so, perché a questi punti io credo abbiano paura anche a venire. E poi quali saranno da qui? Non lo so. Io spero di sbagliarmi, totalmente di sbagliarmi, ma l'avvio non è di quelli migliori. E non puoi nemmeno venire a dire che ci sono critiche. Come fai a non criticare? Come fai a non criticare una società che nell'ultimo anno, perché io vado a vedere i fatti, non parlo così a vanvera, vado a vedere i fatti, siamo arrivati fra il 13° e il 14° posto in campionato la prima squadra. La Primavera è arrivata 12°. E meno male ha vinto la Coppa Italia inedita, perché una finale scudetto con la retrocessa, la Lazio retrocessa, e una squadra arrivata 12°, io è difficile che possa vedere, ma meno male abbiamo portato a casa una Coppa. Gli allievi nazionali sono fuori dal finale scudetto, l'Under 18 è arrivata, o arriverà o ultima o penultima, perché se manca una giornata alla fine. Allora come si fa a guidare una società così? Queste sono critiche normalissime. E quello che mi preoccupa è anche l'avvento dei calciatori di oggi, perché con l'avvento di Gattuso, i calciatori di Vlahovic, Milenkovic, forse c'era le voci, poteva anche rimanere. Cioè, ora qui che cosa facciamo? Sicuramente il procuratore tenterà di portare via ragazzi, perché vanno in squadre migliori. Io non so che futuro possiamo avere, spero di sbagliarmi, ma questa non è un inizio di società che vuol crescere, che vuol fare qualcosa, secondo il mio avviso. Poi ognuno la pensa come vuole, ma io credo sia una cosa scandalosa quello che sta succedendo. Praticamente in 2 anni 5 allenatori cambiati, doppio Iachini, Prandelli è scappato, Montella è stato fatto fuori, ora Gattuso. Quella di Gattuso, siamo al ridicolo in Italia. Io credo che da questa vicenda sicuramente ne escano insomma non una bella immagine né la Fiorentina né Gattuso. Ovviamente noi parliamo senza conoscere bene quelli che sono stati fatti e cosa è accaduto. Certo non è bello sentire già stasera appunto di un possibile Gattuso al Tottenham, perché questo insomma fa anche pensare se davvero si dovesse concludere. Ma sono giorni è successo qualcosa, non è da ora. Però ecco, se si dovesse concludere davvero nell'arco proprio di 2 ore dopo la partenza, mi viene da pensare, ecco, che forse ci siamo sbagliati anche e non solo magari su Gattuso. Io sono sempre stata dalla parte della società, però effettivamente questa situazione è molto ambigua. Anche la valutazione dei calciatori, secondo me, se un calciatore vale 18-20, ma lo porti via dalla squadra come il Porto, non viene a fare le coppe a Firenze, sicuramente qualcosa più ti viene chiesto, ma è normale, no? Secondo me è normale. Sì, appunto, noi non sappiamo bene quali, di che cifre si parla, però sicuramente la situazione non è piacevole per nessuno, e soprattutto rischiamo di rimetterci. Andrea? Ma io, secondo me, se doveva succedere qualcosa è meglio se è successa ora, per essere chiari, perché è meglio ora che a metà campionato, magari quando le cose non si potevano risolvere. Adesso magari prenderanno un allenatore nuovo. Io però non punterei il dito così inquisitorio sulla società o meno, eccetera eccetera. Ci sta che purtroppo forse questi procuratori prendano un campo eccessivo nelle decisioni societarie, cioè prendano un dito e poi prendano un braccio. Cioè, a me queste cose non è che mi fanno tanto impazzire, dico la verità, perché per me il procuratore è diventata una figura essenziale, ma io la reputo per il calcio giocato una figura molto marginale. Cioè che gente che non ha mai tirato una pedana un pallone debba gestire il futuro di decine e decine di giocatori e decine e decine di squadre, io lo trovo un pochettino un bavaglio troppo pesante. Non dico che Commisso ha iniziato una ribellione, no? Perché sarebbe. Del resto anche tutte le rivoluzioni vengono fatte con un primo colpo di pistola, no? E poi viene fuori altre armi. Però io non sono così pessimista. Penso che siano coerenti con quello che hanno fatto.
se non si sono trovati d'accordo su certe cose, hanno fatto bene a mollare adesso, piuttosto che dopo. Ma lo sapeva. Questo che penso. Allora, sapevano, il Gattuso, no, però, Gattuso non fosse del tutto convinto. Questo è anche una mia idea, è una idea comune, che non fosse del tutto convinto. Quindi è bene che le cose vengano fatte subito, se devono essere fatte. Secondo me non sono trovati d'accordo su delle cose, Mendes forse voleva prendere troppo campo nella situazione Viola, e il convinto non c'è stato, è un uomo di polso, un uomo di carattere, un po' impulsivo, probabilmente, io non so cosa hanno detto, però... Non spende. Però io, non spende, i soldi li ha spesi, dai, va al centro Viola. Insomma, ragazzi, sono soldi, quelli degli altri sono sempre pochi. È un investimento, perché poi se un giorno vale tre volte di più. Che abbia sbagliato, però... sia state sbagliate delle scelte, siano state sbagliate delle altro cose, uscito. Per l'amor di Dio. Perché è rimasto Pradè? Scusa, per quale motivo è rimasto Pradè? Oh, Marco, ascoltami, i Della Valle sono stati qua 15 anni. Sì, certo. Questo è due anni che certo. C'è. Gli vuoi dare un po' di tempo per poter fare le cose che vuol fare? Può sbagliare, pagherà lo scotto 1, 2, 3 anni. Però è una persona che è venuta, ci ha messo 300 milioni di euro, ragazzi. Non sono una lira, rifà il centro. Io, ragazzi, se trovate qualcuno e butta dei miliardi così, ben venga, buttatelo. Sono perfettamente d'accordo con te. Si ragiona con i soldi degli altri. Cioè, però, no, ma non è una gestione, non è una gestione fatta a modo. Quando un procuratore, quando un direttore sportivo sbaglia 4 sessioni di mercato su 4, lo devi mandare via. Non ci sono allora, non che ci sono che lì, che rimanga che lì, Barone e Pradè di calcio, e insomma Dainelli è andato via. Antonioni non si sa che cosa fa. Quello che vuoi, ma ragazzi, è il che comanda, voglio dire. Lo so. Se lui fiducia questi, il dramma è questo. Quando io dicevo che ci voleva un direttore sportivo come Petrachi, un dramma per te. Cioè, certo, per me, come Petrachi è un allenatore tipo Gattuso. Veniva Petrachi, No, perché tutti e due prendevano mano la situazione. Facevano una squadra che non dovevano fare. Quello di poi, se fosse stato. Se si lascia fare a loro due e si fa questa fine vita. Sono tutti bravi. Quando finisce la partita e ti hanno fatto gol l'ultimo minuto, ma se tu avessi fatto un altro cambio l'avresti perso, è stato detto anche a un grande allenatore. Ma se col dopo siamo tutti bravi. Forse c'è qui Guidi che anche un allenatore sarà successo. Certo. Se l'avessi cambiato non avrei fatto questo. Tra poco sentiamo. Ma si può sbagliare una volta, due, no, 70 volte. Sono inesperti, sicuramente sono esperti. Andrea, però, e su questo mi trovo d'accordo con Marco, è 20 giorni fa, però allora cosa si sono detti? Perché si è fatto un incontro, ecco, mi aspettavo che almeno su questo punto si fosse arrivati veramente a un accordo stabile. Mi aveva detto che cosa voleva. Ma molto ovviamente qualcuno ha cambiato le carte in tavola. Esatto. E ci vedo. Avrà cambiato le carte in tavola, quello che era meno contento. Secondo me. Fermo un quello attimo. Che è contento le cambia carte in tavola. Dai, tavolo, nemmeno mi fermo un attimo, ne parliamo tra poco, subito dopo la pubblicità. Restate con noi. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Riscoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. toscanaaeroporti.com. Lui è Pietro. Adora il teatro ed è nato con una malattia metabolica. L'AMEC, Associazione Malattie Metaboliche Congenite ONLUS, ne promuove la conoscenza e la cura tutelando Pietro e tanti altri bambini come lui. Voglio dire, aiutiamoli, non lasciamoli soli. Giusto, Pietro? Sì. Qual è la forma dell'amore e dell'origine? Che forma ha la tradizione? Qual è la forma dell'allegria? Che forma ha il sapore? Sarà la forma della dolcezza, pecorino toscano DOP, la forma della bontà.
Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. Io sono una, unica. Io sono le mie scelte, anche quelle che dicono cambia. Io sono Estra, e scelta pura è quello che voglio. Energia verde da fonti rinnovabili per il nostro territorio e gas con emissioni compensate per il bene dell'ambiente. Io sono una, ma il cambiamento è per tutti. Insieme partiamo dall'energia, naturalmente. Scopri scelta pura luce gas su estra.it. Bene, gli animi si sono subito accesi, come era prevedibile, parlando della vicenda legata alla partenza di Gattuso, appunto solo 22 giorni e poi si è conclusa questa esperienza, se vogliamo chiamarla così, e quindi adesso c'è da trovare un nuovo allenatore. Sicuramente la situazione adesso è difficile anche perché i nomi più blasonati diciamo si sono già accasati, quindi è rimasto un po' poco sul mercato. Federico, cosa può essere successo? Ovviamente noi non lo possiamo sapere, l'abbiamo detto più volte, però sicuramente qualcosa di grave, perché per prendere una decisione 20 giorni fa e cambiarla subito dopo, così, in modo così repentino, qualcosa ci deve essere stato. No, ma la difficoltà nostra è che stiamo parlando in astratto, senza essere a conoscenza di quello che ha scatenato questo disagio generale, perché poi io parlerei proprio di disagio, perché mi metto anche nei panni dei tifosi che ora vivono una situazione veramente particolare e difficile anche da commentare. Io però non ho mai visto grande entusiasmo da parte di nessuno, mi parlo dei protagonisti assoluti, perché era una cosa a cui feci caso nel momento della presentazione, quando il mister arrivò ai campini in sede. Io non ho visto una foto con un sorriso, e questo mi fece un po' pensare. Quindi io non so quello che c'è stato, quello che può essere stato il motivo scatenante di questa scelta, di questa rottura, però sicuramente qualcosa c'è, che possano essere magari delle promesse non mantenute. Però il fatto di leggere oggi del mister vicino al Tottenham mi fa pensare anche altre cose, quindi è veramente difficile commentare una situazione spiacevole, ma soprattutto mi metto nei panni di tutti i protagonisti e soprattutto dei tifosi, che stanno sicuramente vivendo una situazione di disagio e di punti interrogativi a cui rispondere è veramente complicato. Anche perché ora il problema, oltre appunto a andare a ricercare un allenatore adatto alla Fiorentina, bisogna anche vedere chi è disponibile a venire a Firenze dopo quello che è successo, perché sicuramente non è un momento semplice, questo penso sia chiaro a tutti, quindi anche accettare questo incarico è abbastanza impegnativo. C'era stato l'addio di Prandelli nel corso dell'anno, il ritorno di Iachini, poi di nuovo questa vicenda, insomma non è una situazione semplice da gestire anche per un mister. No, assolutamente, anche perché chi fa il nostro mestiere sicuramente si porrà delle domande del perché, però penso che ora la Fiorentina debba resettare questa situazione e andare alla ricerca di quello che veramente vuole. Io personalmente, di tutti i nomi che è circolato in questi giorni, conoscendo ciò che piace ai tifosi viola, e quello che Firenze vorrebbe vedere, io penso che quello più adatto per ricostruire un gioco, per dare un'identità, per dare una mentalità, secondo me, da Fiorentina, con il gusto anche del bel gioco oltre che del risultato, io penso che Italiano sia uno di quelli che possa fare il caso della Fiorentina. Si sa che ha recentemente rinnovato con lo Spezia, quindi sarà sicuramente un obiettivo difficilissimo. Però sicuramente, se ti legassi a un allenatore del genere, un po' come quando il Sassuolo si legò a De Zerbi, vorrebbe dire
sposare delle idee, sposare una mentalità e soprattutto poter intraprendere un percorso giovane, fresco e moderno che possa valorizzare anche le tante, i tanti calciatori, le tante potenzialità che ci sono all'interno della rosa della Fiorentina. Davide, secondo te l'italiano potrebbe essere il profilo giusto o punteresti più su qualche altro nome? Allora, io riprendo un po' le parole che aveva detto Commisso in conferenza stampa poche settimane fa, prima che venisse annunciato Gattuso. Voleva un allenatore internazionale, di calibro internazionale, di alto livello. Ora, sicuramente italiano è un allenatore moderno, innovatore, ha tantissime idee di gioco, l'abbiamo visto anche insomma, in questo campionato che si è concluso da poco, che ha cambiato più volte, volta allo Spezia, e magari potrebbe fare il caso della Fiorentina, bisogna vedere poi però quali sono veramente le intenzioni della dirigenza, perché se qualcuno veramente voleva un profilo d'esperienza che fosse un minimo più gettonato, allora il discorso cambia, perché i nomi che sono usciti di Garcia, anche di Fonseca, magari mi fanno più pensare a una dimensione che possa accostarsi all'idea di anno zero, no? Di ripartire subito in grande. Però se veramente poi con italiano c'erano già stati magari anche dei colloqui durante insomma, i mesi precedenti, può esserci anche una via preferenziale per poterlo fare svincolare velocemente dallo Spezia. Resta di fatto che è proprio un momento di riflessione che però va fatto con una certa fretta, perché è vero che, come giustamente veniva detto prima, meglio sia successo ora che a due giorni dal ritiro, però insomma il vantaggio che ti eri un pochino procurato adesso ti va a mancare rispetto alle altre che comunque hanno già un po' le idee chiare anche sul mercato. Così devi proprio riformulare tutto, e è chiaro che anche se verrà italiano dovrà subito dire chi vuole i giocatori, che intenzioni ci sono e tutto. Quindi insomma, prima viene presa una scelta definitiva stavolta, meglio è sicuramente. Comunque italiano lo vedrei bene, proprio perché è un innovatore, certo, del calcio. Ha rivalorizzato tutto lo Spezia, esatto. Che vedrai. E giocherà bene anche Miraghi allora, sicuramente. Certo, i giocatori rimarranno quelli, qualcosa si comprerà. Però italiano gioco gli andrebbe dato tempo, perché tanto il problema è sempre quello. Ne parlavamo sì. Oggi pomeriggio quando ti facevo l'esempio di De Zerbi, sì, Marco. Se sì. Pensa un De Zerbi che ha un'ipotetica offerta della Fiorentina e l'offerta dello Shakhtar, dove effettivamente è andato. Da una parte c'è uno dei laboratori calcistici più importanti d'Europa che ti permette di fare le coppe europee, che ti permette di sviluppare il tuo calcio, certo, e ti dà anche uno stipendio considerevole. Dall'altro c'è una piazza in ebollizione che viene da anni difficili, in cui ogni allenatore ha faticato. Come fai a scegliere la Fiorentina al di là del blasone rispetto allo Shakhtar Donetsk? Che anche lo stesso italiano, secondo me, prima di scegliere la Fiorentina, piuttosto di rimanere allo Spezia, dove è un re, al di là che sia una piazza tra mille virgolette minore rispetto alla Fiorentina, secondo me ci pensa non una volta, 10 volte. Ma certo, ma perché devi sottometterti a quello che il volere della società, che è Barone e Pradè, e prendi, ci vuole un'aziendalista che questa è la squadra, prendi questo, e i giocatori saranno questi, non avrai mai un calciatore o una rosa competitiva come si pensava. Io credo che Firenze merita rispetto, i tifosi meritano rispetto. Nel comunicato si diceva anche questo, insomma, certo. La società si era subito messa alla ricerca di un nuovo allenatore per garantire a Firenze e alla Fiorentina tipo Sampdoria, Bologna, tipo questi lì. No, invece io quello che ti volevo chiedere, siccome si è parlato anche di un altro contratto, un altro accordo che era addirittura d'arrivo, ma a questo punto non so, arriverà davvero Burdisso oppure no? Ma Burdisso penso possa anche arrivare, sì. Che lo porta fra te, potrebbe, di sicuro potrebbe arrivare. Potrebbe cambiare qualcosa, ma dare un contributo in più o no? Credo proprio che se il budget è questo, no, ora sono proprio nelle condizioni. Anche perché si veniva salvati con Gattuso, ci salvavamo, perché probabilmente Gattuso aveva già fatto il foglio di via, sai perché Cocorin dice, ma che cosa? Questo è il foglio di via e si rimanda direttamente dove, ma capito? Cambia, arrivava Sottin, arrivava Sottin perché lo voleva, arrivava Sottin perché lo voleva, e Cagliari ha riscattato 10 milioni, forse non si prende, non si sa più che cosa si fa. Io credo che le squadre, qui abbiamo, te hai giocato in Serie A, abbiamo il mister Guidi della Casertana oggi. Io credo che le squadre si cominciano a fare a gennaio, febbraio, non a giugno, luglio. Qui siamo a metà luglio e siamo ancora
in alto mare. Però va via uno, scappa quell'altro. È normale che si sia d'accordo, ognuno può avere la sua idea. Io vedo una confusione. Non credo totale. Che se Cocori rimane o vada via. Ma cosa vuoi Cocorinari? Ma Cocorinari cosa? È da agenda, doveva arrivare due calciatori pronti, è arrivato uno, due, Marcuti. Via, lasciamo perdere, se no veramente. Ora voglio dire, ho capito, no. Si può sbagliare, è stato sbagliato. Altro è sbagliato. Vabbè, hanno tentato di partire con Gattuso, non è andata in porto bene. Si riparte, ma perché si deve sempre guardare, certo, alle spalle? Guardiamo in avanti. Ma chi guarda al passato è una persona finita. Ma dove perché il passato non viene più, è andata. Ma so che devi guardare da qui in avanti, non da qui all'indietro. Ma da qui in avanti. Te parli sempre dell'indietro. Ma non parlo dell'indietro, parlo dell'attuale. Se fino ad ora è successo questo e c'è una confusione totale, dimmi te come si può avere fiducia di una situazione del genere. Scusa, dagli 15 anni come della Valle. No, di della Valle intanto quando hanno cominciato, a me non mi interessa se l'hanno preso con un centesimo o con due lire. I della Valle sono arrivati, hanno riportato la Fiorentina in Serie A e hanno cominciato a spendere. Ci siamo divertiti, ma no, dopo 7 anni della Valle hanno cominciato all'incontro, hanno fatto bene all'inizio e poi dopo era un calcio ci siamo diverso, persi c'era, non c'era il trasporto. Non c'era l'Atalanta, non c'era Lazio, tutte squadre. Eravamo fra le sette sorelle. È arrivato fior di calciatori, siamo andati 4 volte in Champions, sì, ma c'era un calcio diverso da ora, ragazzi. Lo so, era un calcio diverso. Non c'erano queste squadre emergenti che sono fortissime, Sassuolo, Atalanta, la stessa Lazio, non era il Bologna che è una squadra competitiva. Cioè, c'era queste squadre qua, c'è poco da fare. Prima c'era la Juve, l'Inter, il Milan, stop. La Roma anche in volta, stop. Il Napoli non c'era, neanche il Napoli quando c'era Maradona, poi è passato degli anni bui il Napoli. Certo. Voglio dire, questo è quanto, no? Adesso c'è delle squadre che hanno fatto un progetto che è 20 anni che lo tirano avanti, perché Atalanta, Sassuolo, è 20 anni che hanno il progetto in tasca, ragazzi. Io andavo a Bergamo e pigliavano già giocatori e li mettevano nel convitto in maniera per farli giocare, non per non farli giocare. Come ha giocato Bonascina, Barcella, avevano 18 anni, erano di Bergamo. Sì, sì. Cioè avevano già cominciato un progetto diverso da quello. Ma è un progetto che è sviluppato ora da 4 anni, 5 anni e sta rendendo quello che sta rendendo. Ma poi, cioè, ti ripeto, il calcio era diverso. Ora, purtroppo, siamo in una situazione che dobbiamo ricostruire. Ma se guardiamo l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, non facciamo niente, perché siamo solo a criticare. Ma ci credo, dobbiamo. Come fanno a criticare? No, ma allora devi proporre, ma non farebbero meglio a uscire allo scoperto? Devi proporre, e dire tranquillamente, ma che tu vuoi, che ci vuoi Corvino, no, che ce ne vuoi? Ma che Corvino? Io ti ho detto, potrebbero uscire allo scoperto per evitare tutte queste situazioni, basterebbe dirlo. Ma no, loro erano fare programmi, ma loro avevano preso Gattuso. Poi Gattuso, secondo me, per come è andata, fortunatamente ha visto la situazione. È venuto con la bocca, non è venuto contento, dai, ma dessi ragione. Ha ragione, Guidi quando dice c'era un sorriso, no, ha ragione Guidi. C'era già del malumore, però il nome aveva pacificato la piazza e tutto, però è bene se è venuto fuori ora la malattia, perché c'è certo, la cura. È normale, ma partiamo da un poi, no? Non è un ma partiamo da un poi. Vediamo ora l'allenatore chi sarà. Una nuova svolta. Da ora in poi vediamo che succede. Intanto diamo la linea alla pubblicità, poi torniamo con i vostri messaggi e molto altro ancora tra poco. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Riscoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. toscanaaeroporti.com. Qual è la forma dell'amore e dell'origine? Che forma ha la tradizione? Qual è la forma dell'allegria? Che forma ha il sapore? Sarà la forma della dolcezza? Pecorino Toscano DOP. La forma della bontà. Dream House nasce a Prato oltre 15 anni fa e da allora progettiamo e realizziamo arredamenti di ogni genere.
La nostra forza è sempre stata quella di essere diversi dagli altri, sia nella progettazione sia nel cercare di conciliare il design con la funzionalità, senza dimenticare mai il giusto rapporto fra qualità e prezzo. Collaboriamo con varie aziende come Arrex Cucine, Doimo Cucine, Bontempi, Tomasella e molti altri marchi. E siamo pronti a rispondere a qualsiasi richiesta di prodotto da realizzare su misura. Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. Adatto per ogni occasione e per ogni stagione. Ristorante Pizzeria Siviglia ad Agliana. Affida il tuo gusto alla raffinatezza di mani sapienti nella preparazione di piatti di ogni genere, dal pesce alla carne argentina, dalla pizza napoletana cotta nel forno a legna con consegna anche a domicilio, ai dolci. Organizza da noi i tuoi eventi come cresime, prime comunioni e battesimi. Ristorante Pizzeria Siviglia, i professionisti del gusto. Ad Agliana, via Roma 184. Aperto tutti i giorni a cena, chiuso il martedì. Da Giorgini puoi trovare molti servizi, fra cui autofficina, gommista, centro revisione auto e moto, carrozzeria con auto di cortesia, gestioni pratiche, noleggio auto e furgoni a 9 posti, impianti e revisioni di bombole metano e GPL. Tutto fatto con la massima professionalità e dedizione al nostro lavoro. Giorgini, Viale Europa 95E, Casalguidi, Pistoia. Ripartiamo e come promesso andiamo subito a leggere i messaggi dei nostri telespettatori. Paolo, cosa ci scrivono? Sì, tifosi molto in ebollizione, devo dire molto divisi, perché qualcuno dà la colpa a Gattuso che nel momento in cui ha avuto l'offerta del Tottenham ha fatto di tutto per rompere con la Fiorentina, altri invece danno la colpa alla società perché comunque si sapeva che Gattuso fosse affiancato da Mendes e che avrebbe voluto dei giocatori che sono assistiti da lui, e si fanno anche tanti nomi. Per esempio questo telespettatore scrive: Gattuso acqua passata, andiamo oltre, Ranieri, Lippi, Benitez sono pronti, qualcuno ha fatto anche il nome di Iachini, qualcuno ha fatto un nome che mi ha un po' sorpreso, con tutto il rispetto, perché comunque è stato un grande giocatore della Fiorentina, hanno fatto il nome di Aldo Firicano come il salvatore della patria. Siamo arrivati proprio. No, invece a proposito ci di ex giocatori, anche Liverani era stato preso in considerazione, potrebbe essere un nome interessante. Davide, ti vedo scuotere la testa. No vabbè, allora non tanto ma mi sembra un po' così improvvisazione, cioè sparare nomi così a caso. Io ripeto, mi auguro che comunque la Fiorentina un piano B ce l'avesse pronto, perché vuol dire comunque fare programmazione. Se programmi qualcosa devi comunque avere una riserva pronta o comunque un gioco da giocarti. I nomi che sono usciti sicuramente sono quelli che possono essere più papabili. Già Ranieri penso sia un po' da scartare. Ho visto anche che Benitez forse sarebbe proposto alla Fiorentina, la Fiorentina ancora non ha dato risposta, quindi sta girando di tutto. Forse Liverani aveva espresso, mi ricordo pochi mesi fa, lui il desiderio di voler allenare la Fiorentina un giorno, magari si sono sentiti così per una chiacchierata, non penso che sia insomma il nome ideale. Questo almeno anche da quanto è emerso in redazione da noi, non c'è almeno... Non c'è niente di... C'è stata una chiacchierata e basta, Liverani, nulla di... Io, almeno sappiamo questo, quindi. Però è anche vero che allora la situazione, che ripetiamo non conosciamo, però era stata accolta inizialmente in modo abbastanza positivo dalla Fiorentina, nel senso che i nomi proposti da Gattuso avevano suscitato un certo interesse. Mi viene anche da pensare però, ma possibile che non ci fossero delle alternative se questi non erano raggiungibili per via delle cifre, dell'ingaggio, insomma per questioni di soldi? Le alternative rientravano probabilmente nei giocatori che comunque proponeva
Mendes insomma, a certi prezzi che certo. La Fiorentina non... Io capisco anche magari la visione che la Fiorentina volesse far prendere dal Bavero, cioè per il Bavero da una singola, diciamo, persona che ti pone davanti delle scelte e fa solo queste. Magari poi non voglio anche neanche dire, ma il nome di Sergio Oliveira era comunque dato per fatto sabato, sembrava sì. Dovesse essere chiuso in serata, la domenica dovessero quasi annunciarlo, poi è successo il patatrac proprio sul momento quando erano lì proprio a cercare di concludere l'affare, lì è successo il pandemonio, perché poi da lì la frattura stava insanabile e ieri purtroppo siamo arrivati a questi risvolti, quindi già le scricchiolie c'erano già state dopo domenica, qualcosa c'era già sembrato di capire, però si pensava comunque che fossero, insomma, dei piccole incomprensioni, esatto, qualcosa di poter, diciamo, venirsi incontro, non che finisse in questo modo. Questo veramente è stata una sorpresa davvero per tutti. Sì, sembra che sia stato anche un discorso di tempistiche, che si sia cercato di accelerare i tempi e forse la Fiorentina avrebbe preferito attendere un attimo in più anche per valutare la rosa, i ragazzi che aveva a disposizione il mister, anche perché la rosa della Fiorentina è una rosa comunque abbastanza importante a livello numerico, mi sbaglio Federico? No, non ti sbagli, secondo me la Fiorentina ha una rosa che sicuramente non vale la classifica finale di questa stagione, secondo me vale molto di più. Poi quest'anno è stata sicuramente una stagione complicata dove nessuno dei protagonisti si è espresso al massimo di quelle che sono le proprie qualità, però è vero anche che abbiamo avuto anche molti esempi in passato. Andrea prima citava proprio l'Empoli con la stessa rosa l'anno prima aveva praticamente floppato il campionato di Serie B cambiando l'allenatore, e magari il gruppo è riuscito a esprimere quelle che sono le reali qualità e ha stravinto il campionato di Serie B raggiungendo meritatamente la Serie A. Quindi secondo me è fondamentale ora capire quello come vuol giocare, qual è il progetto tecnico da attuare e da lì partire a scegliere quello che sarà l'allenatore, perché ora di tutti i nomi menzionati non ce n'è uno che li accomuna, che si accomuna all'altro, perché hanno tutti tipologie completamente opposte e metodologie di allenamento completamente diverse. Quindi secondo me la prima cosa che dobbiamo capire è quello che vogliamo fare per la stagione prossima, qual è il progetto tecnico e come vogliamo che la squadra si esprima. Chiaramente Italiano ha un'identità ben chiara, Mazzarri ha un'identità completamente opposta, Fonseca è un'altra cosa ancora. Quindi secondo me la cosa prioritaria è capire come la Fiorentina dovrà giocare e dovrà scendere in campo per esaltare la rosa che ha. Sicuramente si deve far chiarezza quanto prima, però, perché di rivoluzione a questo punto ce ne sono state anche troppe. Marco, mamma tu mia. Ti auspicavi diverse partenze, però forse non quelle che poi sono arrivate, perché anche per quanto riguarda i mister, l'abbiamo detto prima, in partenza Donadel, Buso, l'unico che resta, mi sembra di capire, che alla fine sarà proprio Aquilani, ma poi mai dire mai, però, ecco. Ma io non so ora che cosa faranno, ma dovranno fare molto ma molto veloci a rimettere in sesto tutto, anche perché con l'avvento di Gattuso avrebbe portato con sé tutto uno staff nuovo che aveva idee diverse, anche preparazione atletica, cioè c'era tutto un insieme di cose che potevamo andare a migliorarci sicuramente, che basta vedere a Napoli il bel lavoro che ha fatto, tolto l'ultima giornata, è stata una giornata, non si sa cosa sia successo, però insomma il Napoli ha giocato, ha vinto tante partite sia fuori casa che in casa, ha fatto vedere un gioco gradevole, un gioco dove c'erano dei fior di calciatori, ed è per questo che voleva cambiare. Sicuramente lì il portafoglio, come diceva il grande Mario Ciuffi, c'è la manina che rientra dentro e ci sarà un portafoglio così, tanto pesi, per comprare qualcosa a livello italiano e straniero. Cercheremo di fare con quella rosa che abbiamo e poi qualcosa di miglioria verrà fatta, ma non credo che arrivi tanta roba. Allineare però con io voglio essere smentito da te. Voglio che fatti ti smentiranno. Io credo che per ora i fatti hanno dato ragione a me.
per ora, che sono 2 anni che andiamo avanti in queste condizioni. I soldi non sono un problema. No, però io non mi aspetto adesso che, giustamente ha detto anche Andrea, i soldi ne ha spesi molti, quindi non mi aspetto l'anche che guadagnato. Adesso voglia fare degli investimenti stratosferici. No, non ne hai, però non ci vedo. Io mi aspetto almeno un nome abbastanza velocemente per quanto riguarda l'allenatore, e poi almeno un acquisto significativo che dia anche morale e che invogli gli altri giocatori, chi deve restare a restare o chi eventualmente deve arrivare. Certo, a se prendi Fonseca o Garcia qualcosa lo chiedano, se invece prendi gli altri allora fai con quello che hai. Io penso perché... che il nome di Fonseca era già uscito fuori tempo fa, insomma, quindi io credo che già si siano avvicinati in qualche maniera, è stato alla Roma, insomma, un allenatore, a me piace abbastanza Fonseca, non è che non mi piace come allenatore. Credo che il Comiso dovrà fare anche un passo avanti verso i tifosi, prendere un allenatore che abbia, insomma, anche una certa risonanza, e penso che non ci smentirà, secondo me. Secondo me, io vedo l'ideale, per me Fonseca sarebbe un allenatore ideale per la Fiorentina, per dargli un progetto di 2-3 anni almeno per poter fare qualcosa di buono. Ecco, chiaramente quest'anno qui qualche altro giocatore ci vuole, però se riesce a far giocare bene, come Dionisi ha fatto giocare bene quelli che aveva Empoli, riesce a far giocare bene quelli che sono qua, io non dico che si trovi il campionato, però sicuramente non si soffre come quest'anno. Ecco, perché secondo me, come diceva giustamente Guidi, che è un uomo di calcio e non un giornalista, è un uomo di calcio, di calcio ci capisce, e ha detto che la squadra della Fiorentina non è male, insomma, ecco. Magari con uno schema diverso. Si fa con quello che ci sa. No, qualche altro giocatore verrà di sicuro, è normale, perché Fonseca qualcosa ti chiederà. Bisogna vedere chi ti resta poi ora. Chi ti resta? Il problema sarà anche questo. Gattuso sì, io penso che Commiso in questa circostanza qui avrà anche la forza di trattenere qualcuno, sicuramente. Poi senza volontà non si trattiene nessuno, perché non ci può stare, bene, vada via. Cioè, questo poi, ragazzi, ma si gioca nella Fiorentina, non è che si gioca di Luzzo Lapaioli, nel senso, con tutto rispetto. Cioè, è la Fiorentina, una grande società, una grande squadra, un grande tifo, un grande ambiente. Poi è un momento, diciamo, di sfortuna, di mala sorte, quello che ti pare. Però guardiamo avanti. Uno deve anche dire, io sono forte, so giocare, la Fiorentina è una bella società e mi piace bene a Firenze per vedere che riesco a fare. Mi metterlo in condizione di giocare bene, via. Non è che se uno va perché ha fatto 3 gol per dire no, va di o di là. Ragazzi, ma c'è anche un senso d'appartenenza, voglio dire. È sparito il senso d'appartenenza completamente. Sì, questo sì, è sparito. Cioè, è fondamentale il senso d'appartenenza. Vorrei che si creasse un ambiente a Firenze con un allenatore, una società, un gruppo di persone che ha un senso, e un gruppo di giocatori che ha un senso d'appartenenza. Si stava creando. Perché soltanto in questo spazio qui riesci a fare le cose eccezionali. Sì, certo. Io penso creando. Questo del calcio. Io bevo un calcio così. Ma guarda Andrea, lo stiamo vedendo anche ora quando guardiamo le partite della nazionale, perché ci sono stati alcuni elementi che si sono infortunati, quindi sono stati sostituiti, ma chi è arrivato si è trovato in un clima talmente euforico, talmente positivo, che ha trascinato da tutti gli altri, è riuscito a fare molto bene anche al di sopra di quelle che erano le aspettative. Quindi questo forse ci vorrebbe a Firenze, riuscire a risollevare un po' il morale, che effettivamente in questo momento non deve essere semplice anche essere un giocatore della Fiorentina. Sì. Ma se tu guardi indietro, il tuo morale sarà sempre basso. Certo. Se tu guardi avanti, hai la speranza, la fiducia, la possibilità di fare meglio. Per guardare avanti bisognerebbe avere un barlume di visione di una strada. Ascolta, non la vedo io. Se te c'è un giocatore che è così e lo fai giocare e dici vai, giochi te oggi, stai tranquillo che sarà così al negativo. Certo, se te un giocatore è così di qua, oh dai, forza, oggi tocca a te, stai tranquillo che sarà così positivo. Io voglio vedere il futuro così. Fammi ti pare. Io speriamo. Speriamo se abbia ragione. Speriamo se abbia ragione. Io guarda, sono pronto a scusarmi. Io ad oggi sono così. Poi dopo vedremo tu. Sono un po' di settimane che aspetta per potersi scusare. Ero contento, matto. Diamo ancora di nuovo la linea alla pubblicità, pochi minuti e poi torniamo al salotto del calcio. Vabbè.
passione, dedizione, esperienza, per aiutare la natura a seguire il proprio corso e coccolare i suoi tesori. Da oltre 20 anni portiamo sulla tua tavola il cibo più completo che la natura ci regala. Perché mangiare bene è ecologico, è benessere, è cultura. Del Colle. Paesaggi da gustare. Anche in questo tempo di pandemia, le misericordie della Toscana sono ovunque accanto a te. Sostienile. Dona il tuo 5 per 1000 alla misericordia più vicina a te. Ovunque accanto a te. Misericordie Toscane, ovunque accanto a te. Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. Macelleria Filippo Carni offre la qualità che stai cercando. Dalla ricercatezza nel gusto per le lavorazioni pronto cuoci ai tagli classici intramontabili. Puoi trovare anche il nuovo metodo di stagionatura delle bistecche con la tecnica dry aged. Tipologie provenienti da più zone dell'Europa per un'esperienza unica dal gusto indimenticabile. Siamo lieti di aspettarti in Via del Castagno, a Prato. Carrozzeria Centrale Asseano. Professionalità, competenza e cortesia al vostro servizio. Auto sostitutiva, consegna celere, assistenza legale, auto noleggio, soccorso stradale. Carrozzeria Centrale usa solo apparecchiature e materie prime all'avanguardia, come il gas refrigerante 1234 di ultima generazione per le ricariche di aria condizionata. E in più, nuovo servizio di noleggio minibus, 9 posti. Carrozzeria Centrale, via Galilei 23, Seano. Vi aspettiamo! Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie, caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili e computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce la batteria del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato Pile Varta. A Firenze in via Baccio da Montelupo 53B, via di Ripoli 69AB, via Livorno 27 e via Tosco Romagnola Sud 16, località Fibbiana Montelupo Fiorentino. Ripartiamo di nuovo, questa volta spostiamo l'attenzione su quanto accaduto per quanto riguarda il settore giovanile, così giusto per rallegrare ancora di più il nostro Marco. Quindi sigla del settore giovanile e poi parola a Marco Mordini. Allora, chiudiamo con questa settimana il settore giovanile che è arrivato all'ultima giornata della primavera. Questi sono i risultati: l'Ascoli clamorosamente ha battuto la Lazio per 3-2, lei ha battuto il Cagliari 2-0, noi meno male abbiamo fatto una
bella vittoria a Sassuolo, in quel di Sassuolo il nostro amico mister Bigica per 2-1, il Genoa ha battuto il Milan 2-1, Atalanta-Inter 2-2, la Roma ha battuto il Bologna 4-2 a Bologna, l'Empoli ce l'ha fatta, che ha battuto la Spal 3-0 l'incontro decisivo ed è entrato nelle fasi finali, la Sampdoria è stata la sorpresa di quest'anno, ha dato 5 pappine al Toro. Noi siamo passati in vantaggio con Pierozzi, poi il Sassuolo ha pareggiato e Monteanu ha siglato il 10° gol della stagione e ci ha portato alla vittoria. Per una classifica finale che vede 3 squadre in testa, Sampdoria, lei e Inter a 57, Roma 55, Atalanta 52, Empoli 49 e qui si chiude le 6 sono entrate dentro alla fase finale dello scudetto. La Spal che ha perso ad Empoli è stata la sorpresa del campionato, 48 punti, Sassuolo 44, Bicica non ce l'ha fatta nonostante ha perso 6 partite sole ma ne ha pareggiate tantissime, 14, Genoa 42, Milan 41, Cagliari 40, dice ma noi dove siamo? Siamo qui al 12° posto, io erano anni e non vedevo la Fiorentina primavera nei fondali della classifica con 35 punti, Bologna e Torino 27 e poi con la nuova riforma che è clamoroso perché la riforma con campionato in corso io non so come possa la Lega Calcio fare una cosa del genere, abbiamo retrocesse la Lazio con 19 punti e l'Ascoli con 9 punti, questa è la fase finale e meno male questa annata è finita perché noi ragazzi abbiamo subito 58 gol, è una cosa impressionante. L'Under 17, come dicevamo, non ha fatto meglio di Falanga perché da quando è uscito Donadel, che è passato in prima squadra, nonostante se ne è stato prestato per vedere di fare qualcosa, ha segnato tutte le domeniche, però abbiamo perso 2-1 dall'Empoli e non ce l'abbiamo fatta, non siamo entrati nelle fasi finali. E questo anche per l'Under 18, abbiamo fatto un 2-2 contro la Lazio, ragazzi di Buso, e ora c'è l'ultima partita e siamo penultimi, perché o arriviamo penultimi o arriviamo ultimi, insomma. È meglio, guarda, io straccio direttamente in diretta ai fuori perché non voglio più sentire e vedere parlare di una situazione del genere. Con questo ho chiuso quest'anno il settore giovanile e forse non si sa che il prossimo anno, perché qui non si sente nessuno, non si vede nessuno. Ecco, tra l'altro eravamo abituati a vedere la Fiorentina in altre posizioni. Infatti, quando c'era mister Federico Guidi. Federico, 14 punti dalla fase finale dello scudetto sono effettivamente tanti per quanto riguarda la primavera, c'è qualcosa che non va, si percepisce anche da questo. Ma sicuramente è stata una stagione difficile per tutti quanti, è una stagione particolare in qualsiasi categoria e nel settore giovanile è stata difficilissima anche perché non hanno praticamente mai giocato, un calendario ipercompresso quando hanno ripreso, dove poi i veri valori secondo me non si sono neanche visti realmente, quindi sapevamo che questa stagione poteva essere complicata anche perché le società non hanno fatto il mercato che solitamente facevano, gli investimenti sono venuti meno e quindi è chiaro che ci possano venire fuori anche questi tipi di stagioni, fermo restando che poi la Fiorentina è riuscita a fare un percorso molto buono, ottimo nella Coppa Italia, perché è vero che quest'anno la finale è stata tra due squadre che poi sono arrivate nelle ultime posizioni in campionato, però poi hanno battuto la Fiorentina, ha eliminato le squadre come Juventus, come il Milan, come il Genoa, quindi insomma ha vinto su campi difficilissimi e ha vinto sempre un trofeo che non è mai facile vincere, questo sinonimo che all'interno della rosa sicuramente ci sono delle potenzialità, sicuramente in campionato mi aspettavo qualcosa di più anche in relazione ai 5-2001 che giocavano, che avevano sempre fatto bene anche nelle stagioni precedenti, quindi sicuramente le aspettative erano in campionato, dovevano essere un po' migliori, però la stagione non è da buttare, anzi quando porti a casa un trofeo poi è sinonimo che qualche calciatore all'interno della rosa c'è. Qualche qualità, però ecco, forse potevano emergere un po' di più, purtroppo sì. È andata così. 6 sconfitte di fila con 5 gol dal Cagliari, 5 alla Lazio. Sì, anche sconfitte pesanti, ecco. Pesanti, molto pesanti. E
in virtù di quanto accaduto in generale in queste settimane, questa settimana c'è una novità, non c'è solo il premio, ma c'è anche il non premio. Dunque, certo, certo. Bene, allora, però la sigla è sempre la stessa. Sì, la sigla è la stessa. Posso lanciare sempre la solita sigla, certo, del premio, a cui si aggiunge il non premio del nostro Marco di questa sera. Questo ultimo premio, poi la prossima settimana vediamo cosa fa la nazionale. Allora, io lo voglio dare a Mancini, perché l'Italia ieri ha fatto veramente una bella partita, un doppio 3-0. Siamo alla 29esima partita, manca una sola partita per raggiungere Pozzo, e Mancini ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni, che Mancini si merita il premio di questa settimana. E poi lo voglio dare a mister Ringhio, perché Ringhio Gattuso ormai è entrato nel mio cuore. Questa è l'ultima volta, vediamo questa grinta, e poteva risolvere le sorti della Fiorentina, però nulla è successo e mi dispiace, però a Ringhio glielo voglio dare lo stesso. Poi c'è il non premio. C'è il non premio, ma pensate un po' a chi può arrivare il non premio. A due personaggi, uno può essere Barone e Pradè, perché questi due personaggi insieme sempre calcisticamente, non parlo di persone, io parlo sempre di persone in modo calcistico, che non mi sembra questa accoppiata stia facendo il bene della nostra Fiorentina, dei nostri tifosi e rispetto per Firenze, perché così si fa ridere tutta l'Italia e non ho più voglia di vedere una cosa del genere. Poi anche Rocco Commisso, perché con tutto il bene che si può volere, però effettivamente le scelte della società le comanda lui, e fino ad oggi, poi io credo, caro Rocco Commisso, che tu mi possa smentire, ti verrò a chiedere scusa, però per il momento la situazione è questa. E poi per ultimo voglio mettere, dato che Andrea mi dice che gli acquisti, quello o quell'altro, mettiamo in onda la nostra scheda degli acquisti che ha fatto il nostro Pradè, e possiamo vedere, ecco questi, se vai a vedere un attimino questi calciatori, tolto i due o tre, Bonaventura bravo, Quarta bravissimo, ma il resto mi sembra che capito, insomma, da Cutrone a Pedro a Ghezzar, Baderi, Malcuit, Cocori, vediamo un po', 116 milioni di spese. Io credo che debbano essere messi in mano questi soldi, i soldi che ho messo, a un direttore sportivo competente di calcio, credo, poi dopo, se questi sono i fatti, potrei essere anche smentito. Io spero che però smentisse. Però alcuni dei nomi che vedo lì, quando poi si sono certo, spostati in altre squadre, hanno giocato e si ritorna bene. Però si ritorna lì con tipo l'allenatore, perché vedi, con Iachini Quarta in panchina, è normale, no? E poi fa giocare da play a Brabatte, e non è, e anche questo poi ha fatto un po' qua e là. È tutta una confusione totale, allenatori, confusione allenatori, confusione di S, confusione di società. Io spero che qui possa cambiare le cose, ma la vedo molto, ma molto dura. Speri di venire smentito. Spero, io voglio essere smentito, voglio. Paolo, prima di andare in pubblicità, c'è qualche messaggio interessante che ci vuoi segnalare? Sì, per andare in favore del non premio di Marco, anche se qui non si parla di Barone e Pradè, ma di Commisso e Barone, c'è questo telespettatore che scrive: Commisso e Barone come Gianni e Pinotto. E poi voglio segnalare un messaggio che ho visto su Facebook,
sinceramente mi ha incuriosito e poi credo che sia la sera giusta per proporlo. E cioè, un telespettatore ha scritto: ma se la Fiorentina ripartisse da Federico Guidi, visto che sotto la sua gestione sono arrivati alcuni tra i migliori giovani degli ultimi anni in Viola? Ne parlavamo poi, sarà il momento di Federico, perché ci parlerà della sua Casertana e oggi poi entriamo poi nel vivo della situazione. Esatto, ne parliamo tra pochissimo davvero, solo pochi minuti, e poi torniamo qui in studio, come sempre, sul Salotto del Calcio. Continuiamo a scegliere prodotti come quelli a marchio COP, che provengono da allevamenti che riducono l'utilizzo di antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano sempre più l'uso di pesticidi. Riusciremo pezzo dopo pezzo a costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. COP. Una buona spesa può cambiare il mondo. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in Viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese, vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. Guaglio uteri, ma mozzarella che è top pro top. Guarda qua, altissimo livello. Per voi, Pagano Bistro, Food and Zoo, numero uno per numero uno. Guarda qua che mozzarella che ci abbiamo, oh. Altissimo livello, ragazzi, solo da noi, al Pagano Bistro. Guardate qua, ragazzi. A centrale rullata. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Oggi siamo noi. Raccontiamo la storia del nostro eroe. Oggi parte da un amore, dal credere in qualcosa in grado di unire tante realtà. Un marchio d'abbigliamento, una scelta coraggiosa, basata su principi e un grande sogno. Oggi per noi ha un significato molto importante e la nostra volontà è di poterla condividere con voi. Qualche minuto fa, adesso andiamo ad approfondire invece quello che è stato l'anno di Federico Guidi alla Casertana, una squadra che si è piazzata al 10° posto, un'esperienza ovviamente lontana da Firenze, quella che hai poi intrapreso passando anche per altre società, che però quest'anno insomma è andata discretamente. Federico? Sì, siamo contenti anche perché abbiamo raggiunto quello che era il nostro obiettivo con largo anticipo, perché era una squadra costruita per
per la salvezza, e ci siamo riusciti a farlo con 6 giornate di anticipo, addirittura poi siamo riusciti a entrare nei play-off valorizzando tanti giovani, quindi questo era l'obiettivo, quindi siamo contenti della stagione che abbiamo fatto. Ecco, a Firenze, visto, qualcuno ti propone anche come possibile sostituto di mister Gattuso, segno che comunque i nostri tifosi hanno apprezzato quanto fatto sicuramente qua, anche noi più volte abbiamo... Ti abbiamo rammentato anche nel corso di questi anni, giusto Marco? Insomma, la Fiorentina Primavera, quando hai guidato il gruppo dei Viola, aveva fatto molto bene, quindi sei partito lanciato poi verso nuove esperienze con dei bei successi alle spalle. Sì, a Firenze sono stati momenti bellissimi, meravigliosi, poi per un allenatore di settore giovanile, quando vedi arrivare tanti ragazzi poi a calcare palcoscenici importanti come Mancini, Castrovilli, Chiesa, ma solamente per citarne qualcuno, insomma è il risultato poi più bello, perché è quello l'obiettivo del settore giovanile. Poi era giusto, dopo tantissimi anni, dopo 12 anni, dopo ho fatto tutte le categorie, anche per ambizione, per continuare a crescere, volevo intraprendere il percorso e mettermi in discussione anche con il calcio professionistico. Sono passato 2 anni dalle nazionali giovanili, che sono state veramente una palestra eccezionale, perché mi hanno dato la possibilità di confrontarmi con delle partite, con delle realtà totalmente diverse rispetto a quello che poteva essere il campionato primavera, e quest'anno insomma a Caserta è stata un'altra esperienza molto, molto formativa, in un girone tostissimo, soprattutto in una piazza passionale, calda, che insomma riuscire a far bene là sicuramente è una cosa che mi formerà e che porterò dietro nelle mie esperienze future. Infatti Federico ha fatto benissimo, perché ha detto bene, è un girone veramente difficile, la Ternana che è arrivata a 90 punti, a 22 punti di distacco dall'Avellino, poi c'era Bari, Foggia, Catanzaro, Stabia, Palermo, insomma c'era tutte queste squadre, non era facile entrare nei play-off. Federico è riuscito ad entrarci. Poi non ha nemmeno perso, perché ha pareggiato 1-1 con Juve Stabia e per via della classifica è uscito poi da playoff, però il lavoro è stato fatto non a caso, come abbiamo visto nella foto, è stato rinnovato fino al 2023, che vuol dire che a Caserta hanno dato fiducia al nostro mister, insomma, la squadra l'ha ricomposta. Poi, come dicevamo, no, ma sono stato anche fortunato di aver trovato una persona, il mio presidente, che nei momenti di difficoltà iniziale era convinto di quello che vedeva durante la settimana e di come la squadra si allenava e come la squadra giocava, e la fortuna degli allenatori la fanno anche le società, il fatto di saper aspettare, saper valutare l'operato di un allenatore al di là del risultato, poi non è cosa banale, soprattutto in un paese come il nostro, che l'unico giudice è il risultato, e quindi non è una mentalità comune quello che ho trovato a Caserta. L'anno scorso fui molto sfortunato, perché dopo 6 pareggi a Gubbio invece presero la decisione diversa. Subito, deve quindi essere. Io anche per riconoscenza, nel momento in cui mi è stato proposto il rinnovo, non ho battuto ciglio, perché per noi allenatori, come per i calciatori, sentire la fiducia della proprietà e della società ci fa lavorare in maniera più serena e le motivazioni sono sempre al massimo. E poi insomma, hai detto bene, hai valorizzato sia a Firenze tanti fiori di calciatori venuti, Chiesa, Sottile, Gori, tutti gli altri che hai ricordato poco fa, e quello l'hai fatto anche a Caserta. Poi intanto a Caserta mancava il pubblico, e il pubblico è molto importante, là dagli 8, 10.000, 7.000, 8.000 a partita, che sono la fiducia è stata data a un allenatore che è bravo, perché ormai lo conosco da una vita, è cresciuto e siamo cresciuti insieme, perché è arrivato nel 2004 a Firenze, e Federico gli voglio un bene dell'anima, e lo seguo, l'ho sempre seguito e siamo sempre stato al suo fianco in tutto quello che ha fatto. Lì abbiamo visto la foto, mi piace sempre ricordare l'ultima foto dello scudetto, ricordiamo a molti ragazzi giovani
che hanno cominciato da poco a vedere la Fiorentina, che Federico Guidi, anche perché noi abbiamo sempre ospiti molto importanti, che è stato l'unico della Fiorentina, la storia della Fiorentina, che ha vinto insieme a tutto lo staff lo scudetto giovanissimi nazionali nel 2010. In finale abbiamo battuto per 3-0 il Napoli, e poi Gondo, che ora è la Salernitana, Bangu, che lui insomma un ottimo calciatore. In quel gruppo c'era Mancini. C'era Mancini, già bravo, ecco Mancini, Piccini anche, che hai valorizzato anche Piccini, sono tutti calciatori. Ora no, ma sono tanti, anche perché sinceramente negli ultimi anni insomma la Fiorentina ne ha sfornati tanti, al di là di quelli che sono arrivati a vestire la maglia viola e molti altri che invece hanno raggiunto altre società, però raggiungendo campionati di Serie A o di Serie B, quindi insomma il lavoro svolto da tutto il settore giovanile era di grande qualità. Io volevo fare una domanda al mister proprio su Gondo, cioè se si aspettava una stagione del genere, visto che lui nella primavera della Fiorentina aveva fatto vedere delle qualità, poi sembrava essersi un po' perso. No, ma più che perso, ogni giocatore deve trovare il proprio la propria dimensione, e soprattutto non si sa quando raggiunge la maturazione calcistica definitiva. Cedric è un giocatore che aveva dei parametri fisici importantissimi già all'epoca, nella primavera, e aveva dei test nettamente superiori e migliori anche dei calciatori di Serie A all'epoca della Fiorentina. Chiaramente era un giocatore che doveva sgrezzarsi, tra virgolette, dal punto di vista tecnico. Era un giocatore straordinario in spazi grandi, ma in spazi stretti faceva più fatica, e quest'anno a Salerno, anche trovando Castori che fa un certo tipo di calcio, è riuscito ad esaltarsi e a mettersi in mossa e a conquistarsi la Serie A sul campo da protagonista. L'unica cosa che può essere un po' di rimpianto, ti ricordi, con gli allievi, e quell'anno lì avevamo uno squadrone, poi siamo andati fuori ai rigori, a quello scudetto sono convinto, e poi lo vinse la Sampdoria, sono convinto, e quello sarebbe stato uno scudetto ancora migliore. Poi non ricordiamoci anche Federico ha preparato tante squadre, a Buso gli è stato mandato praticamente il lavoro fatto da Federico, poi la bravura anche di Buso, che poi è stato vinto per la prima volta dopo 24 anni lo scudetto degli allievi nazionali nel 2009. Insomma, c'è un lavoro dietro. Ora io, siccome non butto mai via niente, e siccome io Federico ci sono sempre andato dietro, anche col babbo andavamo nei campini, dovrebbe la Fiorentina si ricordasse un po' di queste cose, chi ha voluto bene alla Fiorentina e al settore giovanile. Nel 2012 uscì Primavera, spunta il nome di Federico Guidi. Nel 2012 io a Pantaleo Corvino, al professor Veggi, tante volte andavo a trovarli, dicevo sempre: ma Federico Guidi, perché non lo mettete? Perché è bravissimo. Alla fine poi mi hanno dato ascolto, perché hanno visto i risultati che ha fatto. Alla fine poi l'ho visto calcare i campi con la Primavera, ha fatto un ottimo lavoro. Però non solo questo, perché io voglio ricordare anche che Federico Guidi sia settore giovanile dell'Empoli, no? Dell'Empoli, sempre poi arrivò Cappelletti e Nicolini, è stato vinto tantissimi trofei con l'Empoli, anche il prestigioso Italo Allodi. Al primo anno della Fiorentina c'era Camporese e Piccini, il giovanissimi è stato vinto il campionato, la finale scudetto, il prestigioso trofeo Maestelli e la Supercoppa arrivata alle semifinali della Nike Cup, poi i regionali vinti nel 2008-2009, a parte lo scudetto l'abbiamo già ricordato, poi il prestigioso Bastia Umbra con la Roma di Montella 3-0 e con lei quattro pappine, perché gli dà quattro pappine a lei, come gli altri calciatori bisogna per forza tenerlo. No, io vivo di cose belle, e poi dopo anche il torneo di Fiera Mosca e poi della Via Nazionale, quelli abbiamo ricordato, perché insomma Federico è un mister veramente che può andare avanti, sono convinto farà una bella carriera, e lo dimostra da quest'anno, anche perché con la Zettana ha fatto veramente un ottimo campionato. Ecco, io Federico ti voglio fare una domanda invece, visto che tu hai vissuto da vicino il settore giovanile per tanti anni, per un ragazzo giovane meglio mettersi alla prova in una squadra magari di Serie C oppure tentare direttamente il passaggio in una squadra magari di Serie B? Ma dipende, perché ognuno ha la propria dimensione, la propria maturazione. Ci sono calciatori che sono riusciti nel salto diretto, mi riferisco a Chiesa,
dove aveva la fiducia di Paolo Sosa e che non ha avuto paura a metterlo dentro, e poi lui ha avuto una crescita esponenziale partita dopo partita, mentre ci sono altri che escono magari dal campionato primavera e non sono pronti, anche perché ricordiamoci che lo scalino da salire nella piramide del settore giovanile, l'ultimo scalino, il passaggio che c'è tra campionato primavera e Serie A, è veramente uno scalino enorme da fare, e quindi non tutti pronti via sono facili, anche perché i ritmi sono completamente diversi, le velocità di esecuzione sono nettamente superiori, e quindi non è sempre facile fare questo salto, e ci sono calciatori che hanno bisogno di step intermedi, ma come ha fatto Mancini, come ha fatto Piccini, che poi sono arrivati anche in Serie A, o come ha fatto quest'anno Gondo, Petriccione, che sono partiti anche dalla Serie C o la Serie B e poi hanno maturato le loro esperienze e sono arrivati pronti alla Serie A. Prima di andare in pubblicità, adesso voglio salutare e ringraziare il detto stampa della Casertana, Giuseppe Frondella, che ci ha dato poi il permesso di far venire qui il nostro amico Federico. Assolutamente sì, hai fatto bene a ricordarlo. Adesso andiamo in pubblicità e poi stasera concludiamo però con anche qualche parola positiva, perché comunque ci sono i successi dell'Italia che ci tirano su, certo, morale. Meno male. Quindi restate con noi, tra pochi minuti torniamo qui per parlare di Mancini e della Nazionale. Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linea scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Crostino, Scandicci, alle porte di Firenze. Da più di 20 anni la stessa gestione. Spaghetteria, pizzeria, pub, forno a legna, pizza a lievitazione naturale, antipasti e primi inimitabili, dessert di propria produzione. Il Crostino, punto in Viola. A cena sempre aperti, via Vivaldi 45. La dispensa. Formaggi, prodotti caseari e olio creati con passione in un contesto agricolo sulle colline del Montalbano in via Giugnano 83 a Lamporecchio. Nell'azienda agricola di Stefano Spinelli, composta da stalla, caseificio, frantoio, negozio, ristorante e bed and breakfast. Da noi, vista la brevissima distanza in cui tutto questo si sviluppa, la linea dei formaggi e dei prodotti caseari è chiamata Dupassi, dalla tipica espressione locale che indica estrema vicinanza. Dal 1966 Autocarrozzeria La Nuova, riparazione autovetture, veicoli industriali e isotermici, verniciature a forno, attrezzatura telai sistema IOSAM. Vi aspettiamo a Larciano in via Marconi. L'Autocarrozzeria La Nuova di Larciano, oltre al lavoro di carrozzeria, ha attivato un impianto di verniciatura a polvere elettrostatica per la verniciatura di tutti i tipi di metalli, infissi e oggettistica di ogni tipo. Materassi Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Puoi trovare soluzioni per il tuo riposo in camera da letto e anche in salotto. Letti, divani, materassi e accessori per migliorare il relax anche su barche e camper. Sistemi relax personalizzabili. Offerte imperdibili tutti i mesi. Pagamenti a rate. Bed Service, lo sponsor del tuo relax. Vieni a trovarci a Prato. Al trasporto pensiamo noi. Spedizioni in tutta Italia. Finalmente è arrivata la bella stagione e con lei anche la voglia di vestiti comodi e leggeri. Ma cosa dici? Ma parla per te! Io anche in estate voglio sentirmi elegante e alla moda. Ma cosa litigate? Con Valentinas si può essere comode alla moda senza rinunciare all'eleganza. Guardate! Dettagli curati, design e tessuti di qualità realizzano un capo totalmente made in Italy, estremamente comodo e dalla vestibilità impeccabile. Avete visto? Valentinas mette d'accordo tutti. Anche noi? Ora non esageriamo, eh? Valentinas, camice, la nostra passione.
Bene, allora riprendiamo come abbiamo promesso parlando della nazionale italiana. Tra l'altro si stanno ovviamente disputando altre partite dell'Europeo. In questo momento sono in campo Olanda e Austria. Sta vincendo l'Olanda anche abbastanza nettamente, giusto Paolo? Sì, l'Olanda sta vincendo 2-0 con il gol di Depay su calcio di rigore all'11esimo del primo tempo e di Dumfries al 67esimo del secondo tempo. Insomma, Olanda che sta meritando e sta dando continuità alla vittoria contro l'Ucraina della prima giornata. Però noi stiamo facendo molto bene, perché oltre appunto a i risultati che insomma ci aspettavamo comunque di far bene in un girone non troppo complesso, però anche il gioco convince molto. Mancini sicuramente è un mister che sta facendo un ottimo lavoro con i ragazzi, si vede un gruppo sereno, molto certo, affiatato e soprattutto messo bene in campo. Chiunque entra riesce a trovare la sua posizione e a esprimersi al meglio. Marco, oltre ovviamente a un commento sull'Italia, hai visto altri giocatori interessanti, qualche outsider, qualche squadra che ti ha colpito particolarmente e che ti aspetti possa essere tra le finaliste, a parte la Francia che è scontata? Ma la Francia mi ha impressionato in maniera veramente stratosferica, però vedi anche l'Olanda è una buonissima squadra, l'Ucraina che rompe le scatole, perché anche oggi ho visto più di un tempo, ma non l'ho vista male come anche messa in campo. Poi sono le solite, la Germania che tirerà fuori gli artigli come sempre, però noi possiamo veramente cercare di arrivare in fondo, perché ha detto bene te, il gruppo è molto unito, stiamo giocando benissimo, veloci, scambi, tutto di prima. A me questa Italia mi piace molto e anche entusiasma. Mi ha entusiasmato e la vedo veramente che potremmo anche arrivare in fondo, secondo me. Guarda, ho visto che tu in questo frangente oggi hai tirato in ballo anche Oronzo Canama. Guarda che sta funzionando a livello di nazionale. C'è stato tutto il siparietto di Lino Banfi che ha telefonato alla nazionale. Quindi chi lo sa? Io ho messo Oronzo Canama e Aristotele come primo acquisto. Potrebbe essere a sorpresa. Andrea, invece un tuo commento sulla nazionale per quanto visto finora, e anche per te ovviamente se hai visto qualche squadra che ti ha colpito in particolare. La nazionale è una squadra omogenea, una squadra umile, una squadra che gioca semplice, a ritmi alti, senso di appartenenza. Squadra importante, diciamo, che può arrivare in fondo, anche se gli scontri che abbiamo avuto sono stati scontri, francamente, non ancora a livelli importanti, diciamo. Però vincere è sempre difficile. Soprattutto, ecco sì, all'Europa. Però diciamo che la nazionale si sta comportando bene, ecco, diciamo, se continua così potremo levarci delle soddisfazioni. E degli altri giocatori ho visto, mi è piaciuto molto, non ho visto oggi l'Ucraina, però ho visto l'Ucraina la partita precedente. Yaremchuk, la sì, punta, l'attaccante, sì. No, non so se ha giocato oggi. Sì, ha giocato, ha fatto anche gol. Ha fatto anche gol. Allora io non l'ho visto, non sapevo neanche che aveva fatto gol. Però questo giocatore lì, secondo me, io fossi qualche parte lo conosceranno sicuramente. Però mi sembra un ottimo giocatore. Non so se stanno giocando bene poi. Veramente l'Ucraina sta giocando bene. E poi c'è un Malinowski che si conferma un grande giocatore anche fuori da Bergamo, perché molti quando escono da Bergamo poi non riescono a ripetere quelle prestazioni. Invece lui anche con l'Ucraina si sta rivelando un grande giocatore. Anche i giocatori dell'Atalanta che ieri hanno disputato la partita contro l'Italia non hanno brillato come invece fanno a volte con la propria squadra, però Malinowski effettivamente sta facendo bene, un giocatore molto interessante, ma vabbè, fuori dalle mire possono essere che guardare, costa troppo, mi viene a Montelupo. Sì. Federico, invece il tuo parere? No, io penso che mister Mancini abbia sia riuscito a ricreare entusiasmo alla nazionale, soprattutto è riuscito a imprimere un gioco, un'identità chiara, e ha messo al centro di tutto la qualità, mettendo in campo tutti i giocatori di grande tecnica, di grande velocità di esecuzione, un calcio moderno, perché costruiscono in un modo e difendono in un altro. Insomma, io penso che si è allineato su quelle che sono le migliori nazionali d'Europa, e penso che questo gli vada dato atto, perché raramente ho visto giocare la nazionale italiana così bene
con un calcio propositivo, fatto di dominio del gioco, con la voglia di andare a recuperare la palla a grande velocità in maniera immediata, proprio perché vogliono fare un calcio di protagonismo. E quindi io sono entusiasta di questa nazionale e penso che si possa far bene, anche se è vero che i veri test arriveranno, arriveranno più avanti, però diamo sempre la sensazione di poter far male in qualsiasi situazione, soprattutto di essere belli solidi. A me, vabbè, tolta la Francia, che chiaramente si parla della nazionale campione del mondo con all'interno dei fuoriclasse assoluti, a me piace anche una giovanissima Inghilterra, che stanno portando avanti anche dalle giovanili dei talenti straordinari. Foden è l'ultimo, che è un 2000 come Sancho, ma Mount del Chelsea, insomma, e nella loro storia negli ultimi anni hanno vinto il mondiale under 17, il mondiale under 20, e quindi si parla di giocatori di livello assoluto e soprattutto stanno dando seguito a continuità di un progetto con Southgate. Quindi io penso che l'Inghilterra possa essere estremamente fastidiosa e possa fare da protagonista insieme alla Francia e l'Italia. E te, Federico, ecco, dato che parlavamo dell'appartenenza, mi ha detto Andrea bene, ha detto benissimo, perché l'appartenenza te la senti dentro. Poi te che hai guidato, perché non solo hai fatto, hai guidato l'under 19 e l'under 20 addirittura, hai toccato con mano, ecco, quando hai una maglia nazionale addosso, anche ragazzi, a parte hai selezionato calciatori importanti in tutta Italia, però è diverso, nel senso che la società calcistica, un club normale italiano. Chiaramente quando vesti la maglia azzurra rappresenti, rappresenti un paese, l'emozione che ti dà l'inno di Mameli non te le dà nessun altro inno, e soprattutto i giocatori che provengono da squadre diverse, da metodologie diverse, da idee diverse, però lì si accomunano tutti e diventano veramente fratelli, perché quella maglia accomuna tutte le diversità. E quindi sì, questa è un'emozione forte. Anche come allenatore, insomma, vai a incontrare l'Olanda, la Germania. Tocchi con mano una responsabilità che ti porti dietro vestendo la maglia azzurra, perché rappresenti un paese, non rappresenti solamente una società che è già qualcosa di grande, ma rappresenti una nazione intera. E hai raggiunto un bel traguardo, insomma, anche toccare la nazionale. Sì, no, ma l'ho detto in precedenza, e poi al di là dell'emozione forte e dell'orgoglio che c'è nel vestire la maglia azzurra e di poter allenare tutti quei talenti che ci sono, è proprio la palestra che fai, perché fai delle tipologie di partite veramente di un livello altissimo. Ora ho rammentato proprio l'Inghilterra, perché io con l'Under 20 ho avuto la fortuna di giocarci contro e mi sono accorto di che livello stiamo parlando. Noi perdemmo 6-1. Cioè viaggiavano a delle velocità completamente diverse rispetto ai nostri giovani, e soprattutto nei paesi europei i giovani vengono messi campo e soprattutto hanno un'esperienza completamente diversa rispetto a quella che gli facciamo fare in Italia, dove tutti decantano i giovani, ma poi se andiamo a vedere sono veramente pochi quelli che hanno il coraggio e la fiducia e che di dare fiducia ai ragazzi. E poi ci è mancato poi, nel senso che ha scelto un'altra situazione, Ferio, di poter allenare tutti i giorni, ma sono convinto che fosse rimasto l'under 21 potevi anche arrivare a toccarla. La federazione mi aveva confermato anche in quella stagione, però io non ce la facevo proprio, però mi mancava il campo, la quotidianità, è completamente un altro mestiere, a me mi mancava la quotidianità del campo e soprattutto la possibilità di costruire e migliorare ogni singolo calciatore, il reparto, di costruirti la squadra quotidianamente, cosa che in nazionale chiaramente non puoi fare perché ce l'ha, specialmente a livello giovanile ce l'hai poco, quindi una volta al mese, tre giorni, era una cosa che mi mancava, seppur prestigiosa, ma ho dovuto ho fatto un'altra scelta. Una bella esperienza. Allora, siamo in chiusura, prima di chiudere, Davide, se tu dovessi scommettere sulla finale di questo europeo, su chi scommetteresti? Sicuramente l'Italia, come avete detto, ha tutti i presupposti per andare in fondo, perché i giocatori sono messi proprio bene a livello in campo, hanno un'intesa che sembra davvero giochino, si allenano quotidianamente tutto l'anno. Quello mi ha stupito, perché veramente si intendono benissimo, è sicuramente una nazionale collaudata. Potrei dire un'Italia-Francia banalissimo, però devo dire che il Belgio ha delle individualità che comunque servono, perché Lukaku fa reparto da solo, è rientrato appunto De Bruyne oggi e ha fatto
ha risolto la partita, quindi direi o Italia-Belgio o Italia-Francia. Bene, un Mbappé straordinario che l'Italia che ha fatto quel recupero in velocità che è stato stratosferico l'altra sera. Beh, sicuramente potremo commentare in modo più approfondito anche la prossima settimana. Quando... Sereni, saremo sereni a questo punto. Speriamo di sì. Avremo il nome della non lo sappiamo, ormai non possiamo più fare previsioni su niente. Io ringrazio per questa sera, come sempre, tutti i telespettatori che ci hanno seguito da casa. Marco Morbini. Buonasera a tutti. Andrea Salvadori. Buonasera. Federico Guidi. Buonasera. David Fabri. Buonasera a tutti. Paolo Lola. Buonasera a tutti. Appuntamento alla prossima settimana, appunto sempre il giovedì alle 21:15 sotto Scana TV con il Salotto del Calcio. Buon proseguimento di serata.